Le prime assolute che vi sono state a Boario vi è stata quella di Delitti e Profumi, film di Vittorio De Sisti che ha per interpreti principali Gerry Calà e Umberto Smaila. Si tratta di un giallo brillante, una commedia gialla la definirei, un film molto originale per la commedia italiana, un film molto divertente con la regia di Vittorio De Sisti, che prego di inquadrare, che sarà più esteso nella spiegazione perché è molto... Ora una cosa, rispetto alla tua filmografia come si colloca questo film? Ma si colloca, diremo, non lo so dove si colloca, è un film molto divertente. Diverso dai precedenti? Beh, è originale, sì, è diverso perché per la prima volta affronto il genere giallo comico, con Vittorio abbiamo fatto questo esperimento, però il film è un giallo vero. Lei ha contato con i temi Fanny, come si trova? Non ho capito bene. Con i temi Fanny, divertenti. Benissimo, cioè ho sempre fatto commedie, insomma, per la Rai o per Professione Vacanze, che abbiamo fatto insieme un paio d'anni fa. E quindi mi trovo bene con il film divertente, cioè con il film di ritmo, con il film brillante. Ha avuto dei problemi a dirigere personaggi scatenati come Calà e Smaila? No, no, no. Con gli attori bravi non ci sono mai dei problemi. Grazie. Pagato. Bene, andiamo a operare. Cosa è successo? C'è qualcuno che fa la mano morta qua. Ma insomma, chi è? Vigilanza, c'è un disturbatore alle palco trucco. Ma come si permette? Li dovrebbero arrestare tutti. Germania li castrano. Che esagerazione. A me sembra veramente troppo, però. Barbara, sono in emergenza. Ho bisogno. Bisogno di un'esca. Ancora? Ti prego, aiutami. Solo tu. Dai. Faccio presente che il lavoro qui va completato prima dell'orario di riapertura pomeridiana. Guarda, dopo ti do una mano io, ti prometto. Va bene. Grazie. Certo che a me dovrebbero darmi un indennizzo per il rischio, eh? Eh beh, certo, con un'esposizione di capitale così. Vigilanza. Adesso andiamo a fare lo scontrino. So. Non ho rubato niente. Ma no? No. Ah. E tutta questa roba qui cos'è? Veramente. Ah, complimenti. Ero entrato per comprare due giocattoli per i miei nipoti. Sì, e stavi per uscire con un carrello di culi. La carne è debole. Mica tanto. Allora, come la mettiamo? Mi rimetto alla sua comprensione. Mano morta, gravata, continuata e ripetuta in luogo pubblico. Avrai dei precedenti, minimo ti fai 4 anni. Sempre che non sbagli prima. Alla fine della proiezione il pubblico si è alzato in piedi e ti ha applaudito a lungo, quindi un buon inizio. Sì, io direi proprio un buon inizio. Io sono rimasto veramente felicemente impressionato ieri sera, anche perché finché non vedi il film che hai fatto col pubblico, veramente non puoi sapere se il film funziona, se è divertente, se dove tu pensi che il pubblico ride veramente. Cioè è veramente un momento molto emozionante. È la stessa cosa, è uguale a quando magari lavori in teatro e c'hai la prima che sei sul palco di persona. Lì sei sullo schermo, però è la stessa cosa, fino a quel momento non sai cosa succederà. E ieri invece qualcosa è successo. È successo che il pubblico si è divertito, ma veramente tanto. Io forse il film, cioè a giudicare dalle risate di Boario Terme, c'erano anche tutte le terme che ridevano e spruzzavano fanghi ovunque, il pubblico è uscito tutto conciato. Comunque, a parte questo, a giudicare dal ritmo delle risate di ieri sera, io penso che questo sia il film più comico in assoluto che io abbia fatto. E un'altra cosa, che siccome qualcuno
ha anche apprezzato l'originalità del film, perché questo è un giallo, ed è un giallo vero, dove io avevo dei dubbi che la gente a un certo punto dicesse: ah vabbè, Jerry Calà che fa il giallo, capito? Invece risulta credibile anche, voglio dire, l'argomento giallo, il thriller, la gente si appassiona alla storia fino all'ultimo, quando, a chi è l'assassino e come va a finire. Quindi insomma sono contento.